Vediamo. Ciao ragazzi. Piano piano stiamo aspettando Luca Franchini. Sarà qua in diretta con noi. Tanto aspettiamo che si collegano. Eccolo qua, è arrivato. Quindi vediamo, sta entrando Luca. Eccomi qua. No. Ciao Luca, come va? Bene, bene, tutto bene. Luca, io sono leggenda, sei l'unico che sta lavorando negli studi di Sky come un pazzo. No, uno dei pochi, dai. Uno dei pochi, ma com'è in questo periodo? Com'è lavorare? È strana la situazione. È un clima un po' surreale, anche perché veramente la redazione di Sky Sport 24 è ridotta all'osso. Praticamente dalla redazione di Sky Sport c'è solo qualche produttore ogni tanto che fa qualche turno, magari coprendo dei turni di Sky Sport 24 e dei turni di Sky Sport, anche perché credo che la WWE e il rugby che arriva dall'Australia e dalla Nuova Zelanda sia l'unica cosa che attualmente è in onda su Sky Sport come prodotto fresco. E quindi io in questo momento, a lunedì, vado a fare le registrazioni delle puntate di Cielo. Al martedì faccio Raw con Salvatore. Domani, venerdì, farò NXT e Main Event da solo. E sabato faccio SmackDown con Andres Diamond. Per questa settimana e per la prossima è confermato così. Anzi, forse settimana prossima il venerdì lo fa Salvatore al posto mio. Però per il momento purtroppo Michele è parcheggiato a casa perché Tira via col team. lavorando. Eh sì, il problema è che la policy aziendale proprio ci impedisce, giustamente in questo periodo, di prendere i mezzi pubblici per andare al lavoro. Michele non ha la patente, dovrebbe spostarsi col treno e quindi per È adesso è a casa. impossibile. Che effetto fa, Luca? Che effetto fa commentare il wrestling a porte chiuse? Io penso che in 20 anni di carriera non te lo No, saresti mai aspettato una cosa del genere. anche perché io ho avuto la fortuna nel 1999, credo che sia stato il 99 quando hanno fatto il match fra The Rock e Mankind nell'arena deserta, ma era un Sì. una tantum, era proprio una cosa voluta, era uno show che era stato registrato per andare in onda durante l'intervallo del Super Bowl. Sì. È stata una cosa particolare. Devo dire che rispetto. Allora, quando ho commentato SmackDown, veramente sono rimasto completamente basito, soprattutto nel match femminile, quando sono entrate Bayley e Sasha Banks, che si sono messe a interagire con Michael Cole e Triple H. E era veramente surreale perché si sentiva veramente ogni vociare. Boh, non lo so, io credo che abbiano fatto un miglior lavoro, per quello che può essere, durante l'ultima puntata di Raw, quando hanno deciso, a mio avviso giustamente, di fare un match soltanto, di riproporre l'intero Royal Rumble match maschile e di fare la parte relativa al contratto tra The Undertaker ed AJ Styles, i segmenti backstage, Becky Lynch con le dichiarazioni al centro del ring, il Sì, siparietto sì, sì. finale di Stone Cold, che è stato divertente. Certo, il problema è uno, secondo me: come facciamo a fare 2 notti WrestleMania Quello ti così? volevo dire. 4 e 5 l'abbiamo annunciato ieri sera, e poi ci sono voci che dicono anche che sarà in diversi posti. Sì, allora, da quello che ho capito, molto probabilmente alcuni dei match verranno registrati prima. La mia interpretazione è questa. L'interpretazione è che alcuni match verranno girati prima e che magari potrebbero essere presi a noleggio gli studi della Universal che sono ad Orlando, e io ho come l'impressione che alcuni match verranno registrati all'interno di questi studi cinematografici. È una mia ipotesi, non l'ho letta da nessuna parte, non lo sta Sì, no, dicendo anche nessuno, però. perché tanti si domandavano anche sul sito nostro, e se succede che un wrestler prende questo Eh, questa, Covid-19? questa è una, allora, questo, questo è un altro interrogativo.
Io spero che non succeda, certo. però c'è questa opportunità. Io credo che comunque WWE stia facendo lo screening di tutti i suoi atleti, non solo, anche di tutti i suoi lavoranti. Tu prima mi chiedevi di noi a Sky come stiamo gestendo il problema, e tu pensa che le poche persone che entrano nell'edificio, a tutte le persone che entrano, viene controllata la temperatura. Quindi, se È già solo una c'è un cosa. minimo, ti rimandano a casa. Io credo che la WWE non possa mettere, tra virgolette, il piede in fallo in una situazione del genere. Quindi, credo ai controlli. Come dici tu, se dovesse esserci un problema, è un bel punto interrogativo. Anche se io ritengo in questa situazione che la WWE potrebbe un pochettino coprire eventualmente la situazione. Tra l'altro, sta proprio centellinando il numero degli atleti che in ogni occasione partecipano a SmackDown. L'abbiamo Abbiamo visto. visto nella puntata di NXT che è andata in onda ieri e che è negli Stati Uniti e che andrà in onda domani sera su Sky Sport, che non ci sono match, è praticamente una puntata nella quale vengono fatte le retrospettive sulla rivalità tra Tommaso Ciampa e Johnny Gargano. C'è un profilo di Finn Balor, c'è un profilo di Rhea Ripley, e buonanotte al secchio, Rhea Ripley. E niente, ci sono spezzoni di match di TakeOver, non c'è nulla di registrato. Sappiamo che a SmackDown ci sarà la firma del contratto tra Goldberg e Roman Reigns, però non lo so, credo che siano veramente contingentati gli ingressi anche al Performance Center per quanto riguarda gli atleti. Ripeto, WrestleMania è un discorso a parte, però Sì. se pensiamo che alcuni dei match verranno registrati in un'altra location, che ci sono due serate, quindi in una sera ci sarà un tot numero di atleti, in un'altra sera un altro numero di atleti, secondo me comunque molto ristretto, e ribadisco, tanti match a mio avviso verranno registrati al di fuori Ma del Performance Center. secondo te era programmata questa cosa dei 2 giorni? È una cosa che è arrivata per il No, coronavirus? secondo me è arrivata in corsa, perché hanno capito che non si possono fare, cioè già fare Raw e metti dentro un'ora comunque di registrato, SmackDown è un'ora, allora Raw sono 128 minuti effettivi 2 ore di show, e 20 sono. esatto, tolte le pubblicità. SmackDown sono 92-93 minuti. A Raw abbiamo avuto, credo, un'ora, quindi 60. Togli 128 meno 60, sono stati 68 minuti di show. E lo stesso abbiamo fatto a SmackDown, erano 90 e qualcosa minuti, meno 30 e rotti di Elimination Chamber, meno di 60 minuti. Quindi fare 60 minuti di show è un conto. Fare 3 ore, sono 180, 200, 3 ore e mezzo più 3 ore e mezzo è un po' un casino. Tutti ti conosciamo, mi affido un po' alla tua verità che dici sempre. Io te la faccio la domanda, poi se vuoi non mi rispondi. Tu al posto della WWE ti saresti fermato e detto forse è meglio fare un passo indietro e rimandarlo? Allora, io credo che la WWE proverà ad andare avanti fino a WrestleMania e poi si ferma. Questa è la mia impressione, che tra l'altro ho condiviso anche con Michele quando ci siamo sentiti, ci sentiamo in Certo. questi giorni. Secondo me la WWE sta facendo di tutto per arrivare a WrestleMania e azzerare, perché di fatto a WrestleMania, come ogni anno, si conclude una stagione Si e poi dal conclude l'anno. giorno dopo inizia la stagione successiva. Sì, certo, ci si poteva fermare e provare a fare ad inizio giugno al Madison Square Garden, come era stato ventilato, non lo so. Io credo che a questo punto la WWE andrà avanti, a meno che il governo americano o semplicemente lo stato della Florida impedisca totalmente il disputarsi di questo. Però ho come l'impressione che, non essendo diciamo, un concerto pubblico, non essendo una cosa aperta al pubblico, non ci sia autorità da parte degli Stati Uniti di impedire una registrazione di WrestleMania del genere. Quindi io credo che WrestleMania si farà. No, anche perché poi
Ogni anno è un grande show, un grande evento, lo sappiamo tutti, e deve Eh stare sì, consigliato. quest'anno però sarà tutto un punto interrogativo. Io non lo so, il fatto comunque di noi dovremmo fare 2 notti Come e fate? Già fare 2 notti è difficile, perché è difficile già per gli orari che hai. le faremo. Adesso io so che in tanti qui stanno scrivendo, vedevo anche sul mio profilo Instagram, che se WrestleMania viene trasmessa su Sky Sport, il prezzo di WrestleMania. Certo. Ragazzi, ovviamente ci stiamo lavorando perché cioè, non servono i suggerimenti per capire che in un momento come questo, se si potesse trasmettere WrestleMania per tutti gli abbonati di Sky, come stanno facendo per esempio con i pacchetti cinema, sarebbe una gran cosa. Non è così semplice, uno, perché c'è un comparto di Sky che deve agire in Ci sono questa interessi, direzione, certo. e poi c'è la WWE, quindi Già perdono io soldi perché siamo fatti un calcolo, perdono sì, 20 ma milioni di euro in allora biglietti, eh. io vi posso soltanto dire che ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando. Io faccio il telecronista e non ho alcun potere decisionale. Di certo ho detto quello che sarebbe giusto fare, che è quello che credo, insomma, possano capire un po' tutti, eventualmente l'opportunità di trasmettere WrestleMania su Sky Sport anziché su Sky Prima Fila. Però io non conosco i contratti, non so quali siano Certo. gli obblighi di Sky verso WWE o gli obblighi di WWE verso Sky, e quindi non so assolutamente da questo punto di vista. Io so che in tanti si stanno lamentando del fatto che pagano i pacchetti per il calcio, ragazzi, ma io non faccio il. Io penso che lamentarsi in No, questo momento sia da persone non no, stupide, no, no, ma però. è giù. No, perché per esempio in Inghilterra hanno introdotto l'opportunità di fermare alcuni pacchetti, tipo la Formula 1, tipo il calcio. Io non so Sky Italia Non è cosa deciderà di una farne. cosa facile che si fa in un No, ma giorno. non è soprattutto una cosa che io Sei la valvola di posso. sfogo. Tu sei la valvola di sfogo. Se la prendono tutti con voi Sì, perché però siete voi davanti. da questo punto di vista posso dire, posso fare ben poco perché non posso fare nulla, se non dare un parere quando mi viene chiesto da chi Certo. ha potere decisionale, ufficio diritti e cose del genere. Però ribadisco, sappiate che ci stanno lavorando. Sì, ci stiamo lavorando. Luca, la card quest'anno era una grandissima card. Cioè, Sì, anche questa questo sembrava e sembra comunque ancora sulla carta rimane. un'edizione di WrestleMania di quelle toste, sì, di quelle interessanti e importanti, indubbiamente. Sì, è un peccato perché poi io non so come i fan di wrestler, perché è difficile per voi commentare, ma secondo me è difficilissimo non avere adrenalina, non avere quello che ti dà Per i il lottatori, fan. dici? Per i Certo. lottatori, certo, Per loro è perché difficilissimo. beh, sappiamo che il wrestler vive proprio della reazione del pubblico. Durante l'ultima puntata di SmackDown, quando Roman Reigns è stato intervistato da Michael Cole, ha detto che Michael Cole gli ha chiesto com'è stata l'entrata senza pubblico. E lui ha detto: e beh, noi lottatori viviamo sulla reazione del pubblico, e non avere il pubblico che reagisce in un modo o nell'altro è un problema. Però Roman Reigns l'ha girato un attimo dicendo: è già stata una figata che io sono qua al Performance Center dove in pratica ho iniziato. E dello stesso Goldberg dice che quando Michael Cole gli ha chiesto cosa ne pensasse di Goldberg, ha detto: beh, Goldberg è uno che riesce ad arrivare alla gente, quindi indipendentemente dal fatto che lui abbia un'unica mossa che è la spear o il jackhammer che riesce a Jackhammer. fare a malapena, perché abbiamo visto che a Super Showdown con il maligno, insomma, ha fatto fatica a tirarlo su, ne ha fatta una mezza jackhammer, però insomma Goldberg riesce ad arrivare, ed è per questo comunque che se ne dica, ogni anno sono i part-timer ad avere grandi spazi nell'edizione di WrestleMania. Perché? Perché innanzitutto riescono a vendere lo show ed essere più appetibili, e poi perché comunque il carisma dei vari Brock Lesnar, dei vari Goldberg, dei vari Batista, dei vari Triple H, e compagnia bella è sempre
più grande di comunque gli atleti, la gran parte degli atleti che ci sono oggi, perché sì, è vero, Seth Rollins, Roman Reigns, lo era Dean Ambrose, ci sono tanti atleti, Daniel Bryan, per l'amor del cielo, Ma non sono a quel però livello. se pensiamo soltanto al fatto e alla, diciamo, all'importanza che ha avuto l'annuncio di un John Cena che torna a combattere dopo un anno di assenza, e quando hanno richiamato John Cena non si sapeva ancora che WrestleMania non si sarebbe fatto allo Certo. stadio di Tampa, quindi non è che è stato chiamato John Cena per fare da tappabuco da quel punto di vista lì, è stato chiamato John Cena perché John Cena è comunque un personaggio che vende, è stato come quando comunque The Rock già era un attore consumato, è stato richiamato per un tot WrestleMania 28, WrestleMania 29, i due anni con John Cena a fare il main event, prima a Miami e poi a New York. E insomma, The Rock è sempre The Rock anche quando era fuori. E John Cena comunque sarà sempre, anche se fa un match all'anno, un po' come l'Undertaker. Perché l'Undertaker non dobbiamo considerarlo un part-timer. Certo che è un Beh, part-timer. certo. Combatte due match all'anno, se li combatte. E E non era quindi è un nemmeno in part-timer. forma come le altre volte quest'anno. Io l'ho visto un po' appesantito, però L'età passa per tutti. Sì, si no, vede che era in è vero. vacanza comunque, si È vede che era in vero. vacanza era ancora. Però È poi di solito vero, è vero. arrivano tirati a WrestleMania, arrivano più tirati del solito. Sì, beh, l'Undertaker molto probabilmente è stato tirato dentro nel programma di WrestleMania, magari con qualche mese di ritardo, e non ha avuto modo di mettersi in gingheri troppo tempo prima, insomma, diciamo così. Luca, io quando vuoi ti lascio andare, però una Oh, dimmi tu quando. ancora 5 minuti, dai. Se c'è qualcuno da casa che ha qualche domanda. Guarda, Allora, domande siccome, no, però. siccome, Rispondi tu, allora, rimasti di con niente, vai. no, siccome la storia dei diritti televisivi di Sky, Ok. della WWE, scusami, in Italia, no, intanto Lorenzo Montini, WrestleMania si dovrà pagare due volte. No, per l'amor del cielo. Io spero che WrestleMania possa essere trasmessa su Sky Sport. È un mio desiderio, io non, cioè, lo dico come fan, non lo dico come telecronista. Ci stanno lavorando sulla possibilità o di poter trasmettere comunque su Sky Sport oppure di poter trasmettere WrestleMania ad un prezzo simbolico. Però, ragazzi, sono cose che io vi dico da fan e da appassionato, non da uomo Sky, perché io veramente non ho nessun potere e nessuna figura per potervi dire queste cose. Quindi ci stanno lavorando, le persone che sono preposte a questo ci stanno lavorando. Per quanto riguarda la storia dei diritti, Io non ti non domando so, niente, se vuoi no, dirlo no, tu no, perché ma lo metto in difficoltà, non Non è un voglio. problema, ribadisco quello che siamo stati autorizzati a divulgare una decina di Quello giorni che fa, vuoi. prima che entrassimo in questo problema del lockdown, diciamo del coronavirus. Coronavirus. Mancano più di 3 mesi alla fine del contratto tra Sky e la WWE, quindi per il momento ovviamente la WWE va in onda su Sky. Quando e se dovessero esserci delle novità, sia da una parte che dall'altra, ragazzi, noi saremo i primi a darvele, perché è nel nostro interesse, sia che noi si vada avanti con le telecronache, sia che non si vada avanti. Questo io Però non voglio dire. una cosa te la dico perché noi abbiamo fatto dei vari sondaggi sul sito, quindi abbiamo un pubblico ampio, quindi te la dico una cosa. Il fatto sta che il wrestling in Italia siete tu e Michele. Quindi, Beh, no, in ogni caso, diciamo. no, aspetta, in ogni caso noi vogliamo che voi rimanete lì. Cioè, quello è il volere del pubblico. Quindi, questa è una cosa Beh, che no, devi allora, sapere. diciamo, allora, sarei bugiardo se non ti dicessi che comunque, volendo festeggiare i 20 anni di telecronache a settembre insieme a Michele, vorrei arrivare a fare queste telecronache, però ribadisco, anche da questo punto di vista qua, ci sono delle trattative Certo. in atto, non c'è ancora nulla di sicuro, Sì, io certo. sono fiducioso e insomma incrocio le dita insieme
a voi e vi dico che non appena avremo delle notizie, certe ve le daremo. Non ti fa strano che tanti dicono sono tuo fan da bambino, ne stanno arrivando No, è un vero, ma guarda, casino. allora, per esempio, io in questi giorni sul mio canale, tra gli altri, ho avuto l'opportunità di intervistare Alessandro Gentile, giocatore di basket della Abbiamo visto, nazionale, sì. e Salvatore Esposito, il Gianni Savastano di Gomorra. E io questi personaggi li ho incontrati per caso. Beh, Alessandro Gentile al Forum di Milano durante un Media Day dell'Eurolega nel 2015. E è stata una scena surreale perché io dovevo intervistare altri due giocatori e lui, io entrai nel forum che era praticamente deserto e a un certo punto sentii dire: no, non ci posso credere, il Godzilla, no, tu sei, io ti seguo sin da quando ero bambino, e c'era quest'uomo che allora, vabbè, adesso ha 28 anni, aveva 23, e mi raccontava che lui guardava le telecronache sin dai primi anni su Sky, che addirittura la madre gli fregava la smart card perché lui comprava gli eventi, poi gli arrivava la bolletta, non gli diceva niente. E anche queste cose me le ha regalate, me le ha raccontate anche Alessandro Romagnoli, giocatore del Milan. Anche lui con suo fratello mi raccontava queste cose. Ma voglio dire, è fantastico comunque vedere dei ragazzi che ora sono diventati degli uomini, e fra l'altro, appunto, ci sono dei giocatori di calcio, giocatori di basket, attori, cose del genere che guardano il wrestling. Perché io ho sempre detto che il wrestling è un po' come il porno, cioè tutti lo È guardano, ma nessuno lo ammette. Hai capito? vero, è vero. Ricordatevi questa cosa qua, perché sai, ma il Bellissimo questo. wrestling è finto, è da sfigati, ma no, è tutta roba finta. No, no. Allora, il wrestling ti dico io, anche il porno è finto, cioè non è che quelli, cioè, capito? Quindi, ma Diciamo anche così. quando, ma no, ma anche quando andiamo al cinema, cioè il film non è mica vero, il film è finto, eppure chi Uno se ne spettacolo, frega, basta è bello. spiegare questo. Quindi, quando insomma c'è qualcuno che magari vi ha preso in giro da ragazzini, guardate il wrestling di qui e là, e adesso vi racconto una cosa. Prima tu dicevi che io e Michele, è vero, siamo la storia dei telecronisti. Allora, innanzitutto siamo quelli che hanno commentato per più anni, perché nemmeno Dan Peterson, che è il nostro maestro, Esatto. che insomma, portiamo tutti nel cuore perché lui ci ha traghettato all'interno di questo fantastico mondo che è la WWE. Dicevo, Quando nemmeno c'era Dan il catch, Peterson ai tempi del catch. ha avuto la fortuna appunto di portarci lì per primi. Comunque, dicevo, il fatto che noi è 20 anni che siamo qui e siamo diventati i telecronisti più longevi è una bella cosa, però saremmo e sarei bugiardo se non ti dicessi che senza il boom di Italia 1 del 2005 del 2006 probabilmente nemmeno io e Michele saremmo arrivati alla tra virgolette popolarità, anche se popolarità o notorietà non è in realtà una parola giusta, perché come dice sempre Michele noi viviamo un po' alla periferia della notorietà. È Però vero. è vero che in quell'epoca, quando noi trasmettevamo Raw, poi mi sembra che fosse Velocity, Heat, tutti i pay-per-view e compagnia bella, con SmackDown a fare da finestra in chiaro, io mi ricordo che c'era la gente che andava in palestra, che andava a giocare a calcetto e che diceva: oh, ho visto Hunter Bisunto, Tartufone, Sì, e compagnia bella. E compagnia bella su Italia 1, e poi c'è gente che dice: no, ma cavoli, guarda che su Sky c'hanno tutto il resto. E la gente veniva a fare gli abbonamenti su Sky. Anche perché, forse a distanza di anni, si può dire, noi in quegli anni lì, adesso vi sparo delle cifre, cioè WrestleMania 2000, WrestleMania 22, quella del 2006, che noi trasmettavamo, attenzione, pensate, 14 anni fa veniva trasmessa con 10 giorni di ritardo, cioè l'evento si svolgeva la domenica e noi trasmettevamo per la prima volta il pay per view il mercoledì della settimana dopo. E nel 2006 WrestleMania ha venduto 88.000 ticket, cioè 88.000 ticket è uno stadio, vuol dire San Siro.
pieno di gente che ha guardato WrestleMania su Sky prima fila. Cioè, sì, questo tanto per darvi qual era le... Infatti qui qualcuno giustamente mi ricorda che faceva quasi 3 milioni di spettatori. Forse 3 milioni no, però 2 milioni li faceva, anche 2 milioni e mezzo. Sì, oggi c'è Daniel Kin che dice che oggi Cielo fa la finestra per Sky, e però non è più lo stesso. Cioè, nel senso che oggi su Cielo noi facciamo davvero tanto, noi facciamo anche il 3% di share quando una TV come Cielo fa lo 0,8 di media, quindi noi facciamo il 3%, 2,50, il 3% di share. Però oggi chi vede la WWE su Cielo non va a farsi l'abbonamento su Sky Sport. Vabbè, perché sono cambiati i tempi, oggi, però, Luca. No, perché oggi come oggi, chi vuole, sì, il record è 2.700.000 col 14% di share, gli ascolti dalla WWE su Italia 1, davvero tanta roba, e di più di quanto mi ricordassi. Dicevo, chi guarda la WWE su Cielo è lo spettatore occasionale, non è lo spettatore che poi si appassiona e va a cercare la WWE su Sky, perché oggi come oggi, tra la pirateria, tra lo streaming e tra tutto il resto, cioè, pensiamo che c'è gente che quando noi postiamo un preview del giorno dopo, che noi registriamo all'1:30 di pomeriggio, e c'è gente che dice io l'ho già vista, quindi super appassionato, addirittura non riesce a resistere 12 ore. 14 anni fa resistevano 10 giorni. Sì, però adesso se vuoi... Io mi ricordo quando sono arrivato io su internet, che era nel 1996, 24 anni fa, per andare a recuperare soltanto i risultati degli eventi, perché poi qui in Italia non c'era nulla proprio dal 94 fino al 2000 in Italia. Fino al 99, scusami, c'è stato l'oscurantismo del wrestling. Poi nel 99 su Italia 1 è tornata la WCW con Cavallone e Sironi, i due di Radio 101, Radio 101, e poi nel 2000 si è andati avanti con stream e eccetera eccetera. Comunque, dicevo, allora la gente aspettava, la gente non aveva problemi ad aspettare 10 giorni. Per me nel 1996 andare a cercare, io mi ricordo i risultati delle Survivor Series, ma i risultati ci voleva bisognava andare a cercare nei siti. Poi io l'hai fatto prima tu il primo sito in Italia? Sì, eh? Sì. Io me lo ricordo benissimo, perché certo, ma io la prima cosa che ho fatto su internet, c'era un sito che si chiamava WWF Canadian Connection ed era l'autunno del 1996, e questo sito aveva un paio di pagine in tutte le lingue, ce l'aveva, e non c'era l'italiano. E allora scrissi al tipo, che era un canadese, e gli scrivo: posso tradurti in italiano la pagina? E da lì ho cominciato a capire come si faceva il linguaggio HTML. Poi un altro ragazzo che ho conosciuto sempre su internet durante quell'inverno aveva un sito in Inghilterra, e io prendevo delle cose da lui e cominciavo a fare anche lì delle pagine in italiano. E poi l'11 aprile 1997 ho aperto il Kini Lucas Wrestling World. Poi da lì è scaturito tutto quello che è scaturito. In pratica, tutti quelli che, a parte Ciccio Valenti, tutti quelli che hanno fatto i telecronisti per la WWE in Italia, quindi Re Calcati, Michele, mi ha confessato che rifarebbe un problema. No, ma ricordiamo anche Paolo Lanati di Eurosport, sono tutti passati comunque dal web e da quello che c'era prima di tutto breve. Infatti Michele dice che il Frank ha i pugni nelle mani. Comunque veramente è stata un'opportunità, è stato un onore e un privilegio fare tutto quello che siamo riusciti a fare in questi 20 anni. Però tanti, vi dite, tornerà mai
un momento come quello della prima metà degli anni 2000. No, non tornerà mai più, ma non perché non può tornare, perché il modo di fruire, comunque, il prodotto di intrattenimento è cambiato, è cambiato. La televisione è diventata comunque uno strumento vecchio. Anche negli Stati Uniti, l'evento più venduto di Sky quindi è stato WrestleMania 22, sì. È stato WrestleMania 22, quando Rey Mysterio, per la mia gioia, è diventato campione Contro Kurt assoluto dopo Angle, aver campione del mondo, certo. Questo era contro Kurt Angle e Randy Orton, Era di giusto? Orton, Triple Threat, sì. Randy Orton squalificato all'epoca, wellness program, Il eccetera, eccetera. match a tre. Ma abbiamo parlato prima di Dan Peterson, abbiamo parlato Tony Fusaro di c'era all'epoca, no? Tony Fusaro, lì stiamo parlando addirittura dell'età della pietra, Della insomma. pietra, però. Comunque, ribadisco, di strada ne abbiamo fatta, però ripetere il successo di quegli anni è impossibile, anche perché, sì, come dice Stefano, la generazione è cambiata, oramai si guarda tutto ad una velocità incredibile, lo ribadisco. A parte il discorso pirateria, proprio la gente segue gli show o con gli YouTuber o con gli highlights dal sito YouTube. Cioè, Poco senso. oggi come oggi, le giovani leve non si mettono davanti alla televisione per guardare un programma che dura 3 ore come Raw. Cioè non ce l'hanno, anche perché tra Netflix, Amazon Prime e Facebook Watch ci sono una marea di cose da vedere in televisione, scusami, da vedere cioè vabbè, adesso siamo in quarantena e quindi abbiamo tanto tempo, ma Abbiamo tanto tempo, certo. per esempio è notizia di ieri che la Commissione Europea delle Telecomunicazioni ha chiesto a Netflix di ridurre la potenza della banda in uscita perché c'è un sovraccarico di Sì, l'ho richieste letto, sì. da Netflix, cioè a Netflix per vedere i contenuti, e quindi c'è internet che in Europa può collassare. Quindi ci manca che rimaniamo pure senza internet e poi vabbè. Infatti. Luca, io se vuoi andiamo avanti, se abbiamo finito, dimmi tu. Io No, lascio tutto guarda, poi te. allora, ti spiego, cioè, devo ancora mangiare, anche Va perché, benissimo, vabbè. a me va benissimo Io quello che non abbiamo posso, come fatto. vedi, sono un cucciolino, non posso rimanere senza mangiare, Siamo due sennò. cucciolini, comunque ti voglio dire due cose. Dimmi. Una, che ci devi fare una promessa che ci vediamo almeno per altri 10 anni, minimo, perché se no. Guarda, se non mi porta via il coronavirus, spero di sì. Oh, a livello no, in televisione e come telewrestling. E seconda cosa, ti ringrazio di essere stato ospite perché io ti conosco da tanti anni, ci ho lavorato anche per te nelle pagine che avevi È anni e anni vero, fa. con Michele, hai ragione, hai E ragione. quindi sono affezionato a voi e quindi ti ringrazio di essere qua e davvero speriamo di risentirci ed è stato Dai, un grandissimo piacere. allora, speriamo presto, non ve lo assicuro, speriamo presto di avere delle buone notizie a tempo breve, quindi WrestleMania. Io credo per la questione dei diritti, a questo punto, con il lockdown che c'è, io vi garantisco che prima della metà di aprile non si sa nulla su quello che succederà. Noi appena abbiamo qualcosa pubblichiamo. Certo, no, per l'amor del cielo, io spero di darvi delle buone notizie riguardanti WrestleMania, riguardanti la WWE su Sky Sport. Facciamo così, dai. Grazie Ok? Luca, grazie, gentilissimo. Ciao Davvero. ragazzi, amici di Spazio Wrestling, alla prossima. Allora ragazzi, è stata una bella live. Ringraziato Luca, è stato un vero onore. Prossimi giorni ci sarà il grandissimo Michele Posa lunedì alle 19. Domani, se tutto va bene, ci sarà Salvatore Torrisi e vediamo se riusciamo a fare il collegamento con Miccoli. Vi aspettiamo su spaziowrestling.it.